La sposa si sta preparando per il matrimonio. La donna dice che è bellissima. Apprezza il complimento. La donna loda ancora. La ragazza dice che è nervosa. La donna dice che non ha bisogno di restare. La ragazza ti ringrazia per il supporto. La donna dice che le darà il tocco finale per farla apparire bellissima. La ragazza è felice e dice che accetta. E vuole apparire bellissimo per lo sposo. La donna, però, ha secondi fini e imbratta il viso della ragazza. Dice che la sposa è bellissima. Va a guardarsi allo specchio, ma la donna le dice di sbrigarsi per non fare più tardi. E si dice sicuro che lo sposo resterà incantato dalla bellezza della ragazza. E le dice di sbrigarsi. La ragazza entra nella cerimonia. Tutti gli invitati non capiscono perché il viso della sposa è sporco. E si prendono gioco della situazione. La sorella chiede che razza di scherzo sia questo. La ragazza non capisce niente. Lo sposo chiede cosa c'è sul viso della sposa. La donna dice di essere la sua fidanzata. Lo sposo chiede alla ragazza che ruolo ridicolo sta interpretando. La donna in questione è la suocera della ragazza e racconta al figlio di averlo avvertito di non sposare la ragazza. La sposa chiede cosa sta succedendo. E tutti non possono credere a ciò che vedono. E la ragazza si chiede perché tutti siano così. Lo sposo chiede di guardare il viso. La ragazza è perplessa. Lo sposo è scortese. E un ragazzo aiuta la ragazza a uscire da quella situazione imbarazzante. E la suocera rise dell'intera situazione. E lo sposo è molto arrabbiato. La ragazza dice che non capisce perché questo accada. Ed è stata umiliata davanti a tutti. Il ragazzo dice di fare pulizia e di ritornare. La ragazza dice che tutti la prendevano in giro. E ora si sente in colpa per tutta questa situazione. Il ragazzo dice di fare uno scherzo e di avere ancora tempo per tornare. La ragazza dice che non è nemmeno più sicura di niente. E dice che non è più innamorata del suo fidanzato. La cognata dice che risolverà il problema. L'uomo dice di risolverlo, dato che non è un babbano. La cognata dice che risolverà il problema. La madre dice di aver cercato di avvertirlo. Il figlio chiede di non riempire la sua pazienza. La madre continua a parlare. Il figlio dice di stare zitto perché è già arrabbiato. Il ragazzo dice che non può sposare qualcuno che non ama. La ragazza dice che lo faceva per sua sorella. E commenta che sua sorella diceva sempre di sposare qualcuno ricco, per non avere difficoltà come lei. Dice che sa che non è giusto, ma non aveva scelta, e questa è la sua realtà, sfortunatamente. Il ragazzo si chiede se sarà felice così. E dice che non vale la pena sposare qualcuno solo perché piace a sua sorella. La ragazza dice che sua sorella si è sempre presa cura di lei e sa che vuole il meglio per lei. Il ragazzo dice che neanche l'uomo dovrebbe amarla, perché la tratta sempre male.
In quel momento appare la sorella della ragazza. Dice che sta facendo le pulizie. La sorella dice che lo sposo sta aspettando. La ragazza dice che aiuterà. Il ragazzo dice che nessuno si sposerà. La sorella della ragazza dice che il ragazzo non dovrebbe interferire dove non è invitato. Il ragazzo dice che la ragazza è un'amica. La sorella dice che si prende cura della ragazza e sa cosa sta facendo. Il ragazzo dice che la ragazza non può sposare qualcuno che non ama e dice alla ragazza di dirlo a sua sorella. La sorella dice alla ragazza di pulirsi la faccia e di tornare al matrimonio. Lo sposo chiede se si presenterà oppure no. La cognata dice che la sorella sta facendo le pulizie. L'uomo dice che se è uno scherzo, può dire addio a tutto. E dice che ha fretta. La cognata dice che la sorella sarà pronta, e questa è tutta colpa di sua madre se lo fa. L'uomo chiede di non giocare con lui. E dice di stare attento a quello che dici di sua madre. E commenta che la ragazza trae vantaggio dal matrimonio, e se vogliono prendersi gioco di lui, non sarà bello. E dice che dovrebbe sfruttare meglio questa opportunità. La cognata dice che andrà tutto bene. L'uomo manda subito a chiamare la ragazza. Il ragazzo gli chiede cosa sta facendo. Dice che tornerà per il matrimonio. Mette in dubbio di non aver detto la verità a sua sorella. La ragazza dice che non capirà. E dice che non può decidere niente per lei. E farà quello che gli chiede sua sorella. La suocera le chiede dove sta andando. E dice che si sposerà, e sa di essere stata lei a organizzare tutto. E ha capito tutto. La suocera dice di averlo fatto davvero e dovrebbe esserle grata. La ragazza chiede se sta scherzando. La suocera dice che spiegherà. La ragazza dice che vuole solo che la lasci in pace. La suocera dice che quando suo marito è morto, ha lasciato parte dell'eredità a lei e a sua sorella, e il figlio vuole trarne vantaggio. Ed è per questo che sta sabotando il matrimonio, perché suo figlio vuole solo approfittarsi di lei. Perché vuole solo i soldi e nient'altro. La ragazza dice che l'uomo la ama. E la suocera dice che il figlio ha bisogno del matrimonio. La ragazza chiede se tutto quello che ha detto è vero. E la suocera dice che è tutto, e il figlio non vuole altro che soldi. Perché il figlio è un irresponsabile e porterà l'azienda alla bancarotta. E la suocera conclude dicendo di crederle se vuoi. La ragazza dice che non sa cosa fare. E la suocera dice di aver avvertito. Il ragazzo dice che sua suocera ha appena detto la verità. E l'uomo non vale nulla. La ragazza è d'accordo con la sua amica. E lei dice che lo sposerà e gli racconterà il piano. L'uomo è scortese e dice che era ora. La ragazza dice che è tornata. E la ragazza dice che si sposerà, ma con il suo amore. L'uomo chiede di che scherzo si tratta. La ragazza dice di aver già scoperto tutta la verità e di volersi sposare solo per interesse e rilevare l'azienda. Il figlio chiede se sua madre glielo ha detto.
e lei commenta che suo padre le ha lasciato i soldi e per questo vuole sposarsi, per interesse. La madre dice che non poteva lasciare che l'azienda fallisse. La cognata dice all'uomo di andarsene. E la ragazza gli dice di andarsene. L'uomo dice che tornerà. Il ragazzo ha fretta. La sorella chiede cosa è successo. La ragazza dice che spiegherà più tardi, dato che ora si sposa. La ragazza dice che ora ha molti soldi. Il ragazzo dice che sembra una bugia. La ragazza dice di essere grata che il ragazzo sia stato sempre al suo fianco, e alla fine sono finiti insieme.